Salve a tutti, benvenuti in questo video dove mostrerò la mia classifica dei miei giochi preferiti, la scaletta dei miei giochi preferiti di Zelda. Allora, diciamo che al primo posto ci sarebbe Ocarina of Time. Allora, Zelda Ocarina of Time, perché Ocarina of Time? Allora, Ocarina of Time mi piace sia per la grafica e poi anche quello che è più gradito da tutti. E però è bello come gioco, e poi mi piace perché comunque mi piace come l'era del tempo, scenario dell'era del tempo, e quindi mi piace il modo in cui Link, pur essendo da bambino, va e non si arrende, anche quello, tira fuori la spada e va. E secondo me mi affascina quel gioco, poi i bei luoghi, la grafica, è veramente bello. Qualcuno dice che è più bello The Wind Waker rispetto a Ocarina of Time, qualcuno dice che è più bello Ocarina of Time, però per tanti Ocarina of Time, qualcuno mi dice che Ocarina of Time è bellissimo perché ci è cresciuto con quel gioco, cioè la maggior parte di noi è cresciuto con Ocarina of Time, anche il sottoscritto, ovviamente. Beh, sì, mi piace come gioco e spero che piaccia anche a voi. Beh, ora andiamo a vedere il secondo. Il mio secondo gioco preferito è The Legend of Zelda, ovviamente il mitico The Legend of Zelda Skyward Sword, l'ultimo, il penultimo uscito perché hanno fatto A Link to the Past 2 per 3DS, il penultimo gioco di Zelda uscito che è The Legend of Zelda Skyward Sword. The Legend of Zelda Skyward Sword mi piace perché... Ma cavoli, ma perché intanto si riesce a capire, chiarisce le nostre idee, i nostri pensieri su quello che pensiamo su questa saga meravigliosa. Cioè, se non avessero creato The Legend of Zelda Skyward Sword, noi saremmo spaesati. Perché siamo partiti dal primo The Legend of Zelda, anno 1986, che c'era già il regno di Hyrule. Invece l'idea geniale di Miyamoto, della Nintendo, è stato che inventando Zelda Skyward Sword si sarebbe capito come il regno di Hyrule si sia creato. Perché i Link non sapeva nemmeno che c'era la terra sotto le nuvole. I Sulcanubi non andavano giù nelle nuvole perché non sapevano che cosa c'era. Prima c'erano due mondi in contrasto, il mondo del cielo e il mondo della terra. E poi alla fine si può notare che la statua della dea si riunisce nuovamente con la terra come era previsto fin dall'alba dei tempi. E questa è veramente una cosa bellissima. Poi anche per la grafica, avevo mostrato anche in un video lo stile grafico di Fioroni, mi fa impazzire. È fantastico quel gioco. Ed è un po' più enigmatico rispetto agli altri, questo è da notare. Ma veramente vedo gente che non fa altro che fare video su Skyward Sword. È una saga bellissima. Però andiamo avanti. Andiamo a vedere il terzo gioco. Allora, il mio terzo gioco preferito di Zelda è The Legend of Zelda Twilight Princess. Allora, inizialmente era il mio preferito, però adesso mi viene il terzo perché... Mi aspettavo il regno di Hyrule prima, quando non conoscevo ancora Twilight Princess, un po' più, diciamo, un po' più grande, no? Invece devo dire che è un po' più piccolo. Però, diciamo che il gioco mi piace molto, perché? Perché comunque è sempre un'emozione cavalcare le terre di Hyrule con Epona. Ma, beh, sì, devo dire che però mi piace più Skyward Sword perché cavalchi il Sulcanubi nei cieli, cioè, Twilight Princess... È bello, però c'è una grafica un po' come più effetto seppia, mentre Skyward Sword è più colorato, più, diciamo, più illuminato, gli effetti di luce, ma Twilight Princess per carità rimane sempre bello. Tra l'altro credo che ora andrò da un mio amico a farlo speciale perché la mia Wii è rotta, quindi Twilight Princess non so se andrà avanti, ma credo che farò uno speciale sul boss finale di Twilight Princess. Andiamo a vedere il mio quarto gioco per... Beh, dunque, il mio quarto gioco preferito è The Legend of Zelda The Wind Waker. Allora, The Wind Waker è l'era del mare. L'era del mare dove Link prende la nave e va in una nuova avventura verso il mare, verso nuove avventure, verso il mare, verso tante isole. E devo dire che veramente è un gioco molto bello per GameCube, io non ce l'ho, ma comunque so che è molto bello, adesso esce il remake per Wii U a ottobre,
con grafica nettamente migliorata, l'ho visto molto bello, cavoli, se è bello. Comunque la tecnologia dal 2003 adesso è cambiata. Uscito nel lontano 2003, è stato criticato per la brutta grafica. Cioè, però poi, come sempre, bisogna avere tempo, andando avanti, è stato ritenuto uno dei giochi più belli esistiti, tra cui il sottoscritto, tra cui il preferito del sottoscritto. Andiamo a vedere gli altri giochi. Sì, allora, dopo esce... Allora, diciamo che ci sarebbe Phantom Hourglass. Phantom Hourglass non so bene come... Cioè, Phantom Hourglass, mettiamolo insieme, Phantom Hourglass e Spirit Tracks. So che Phantom Hourglass è sempre tipo dopo Wind Waker, tipo dopo... è per il DS, tipo credo che sia sempre col mare, tipo... Ma non ci ho mai giocato e non so bene come sia la storia di Phantom Hourglass, veramente, non ho mai seguito video. E mentre in Spirit Tracks c'è il treno, no? C'è Link che va sul treno e va avanti nell'avventura. Ma sono gli unici due giochi che veramente non conosco, veramente, non conosco. E purtroppo di questi due giochi non so purtroppo dirvi altro. Comunque, andiamo avanti. Allora, di sicuro dopo c'è... The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, scusate, Majora's Mask. Majora's Mask è l'era della maschera. Sebbene Link riesca comunque ad andare a... Comunque c'è sempre Ganondorf, e viene dopo Ocarina of Time. E in Ocarina of Time, in Majora's Mask, scusate, è uscito per Nintendo 64, credo l'anno dopo. Comunque è un gioco che ha la stessa grafica di The Legend of Zelda, Ocarina of Time. E sono presenti molte città, tra cui la città dell'orologio, molti dungeon. Comunque è anche lì un gioco con cui frequento molto. Ma mi ha colpito molto. Ma di sicuro io lo conosco per lo conosco per la famosa frase: You have a terrible fate, haven't you? Tu hai avuto un destino faticoso, non è vero? Ed è la prima frase che esce dopo ad essere avviato al torre dell'orologio, prima all'entrata, da il venditore di maschere. Andiamo a vedere poi, vabbè, gli altri due sono Link Awakened X per l'era del risveglio di Link e A Link to the Past 1 è uscito dopo, guardate che differenza di tempo, dagli anni 80 fino agli anni 2013 è uscito A Link to the Past 2 con grafica migliorata e boh sì, è un bel gioco, Game Boy Advance, molto bello e veramente, cioè, sì... La grafica era quella dei tempi, e poi The Legend of Zelda 1, che dove si spiega l'origine di Link, Zelda e Ganon. Beh, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che continuate ad iscrivervi, ne ho 64 al momento, ringrazio, diciamo, ultimamente si sta sempre commentando, peccato per la grafica di YouTube che mi rende un po' le mie visualizzazioni di prima un po' più scarse. Però ringrazio anche, scusate se non posso ri rispondere ai commenti, ma diciamo che adesso, cioè, è un miracolo che la mia chiavetta internet vada, mi permette di uploadare questo video. Praticamente ringrazio, vabbè, nell'ultimo video di Ocarina of Time, Shinny K e Crimptacat 70, credo, non mi ricordo, però sono gli unici due che hanno commentato questo video di Ocarina of Time, i luoghi più belli. Spero che continuino a farlo, ti ringrazio, vabbè, Crimcat per avermi commentato il video dicendo che ti sei iscritto, bellissimo canale, che è cresciuto con Ocarina of Time, vedete, e anche perché mi ha detto PS ti meriti molti di più iscritti, beh ti ringrazio per il complimento. E Shinny K anche che mi ha detto che è la sua seconda saga preferita, vedete che vi sto rispondendo tramite video. Comunque, spero che questo video sia piaciuto, like, iscrivetevi e commentate. Spero che continuate a seguirmi, Expert 1865, Zelda Passion Forever per voi. Ciao a tutti ragazzi!